9 settembre del 1922 nasceva, per iniziativa privata, il Parco Nazionale d'Abruzzo. Il 9 settembre 2022 a Pescasseroli si sono festeggiati i 100 anni del parco, con un ricco programma che ha coinvolto le comunità locali, le istituzioni, gli operatori del territorio, tutti coloro che sono legati al parco e a quello che ha rappresentato e rappresenta per la protezione delle bellezze e dei tesori della natura. 100 anni trascorsi e è partito un giglio, abbiamo assistito a una trasformazione notevole del territorio dal punto di vista sociale, economico, turistico, ambientale e naturalistico, per arrivare, diciamo, dall'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, allora ente autonomo, al Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, che oggi rappresenta un patrimonio sotto il profilo naturalistico e sotto il profilo turistico. Il programma è proseguito con la festa popolare, con il tradizionale corteo storico, accompagnato dai gonfaloni dei 24 comuni del parco, che ha raggiunto la fontana San Rocco, dove l'iscrizione rupestre ricorda il luogo in cui l'onorevole Sipari, il 9 settembre 1922, inaugurò il parco alla presenza di autorità e della popolazione locale. Sipari scrive nel suo libro il parco è fatto, ma si farà. Io voglio riprendere il si farà. Il parco si fa ogni giorno. Il parco si fa ogni giorno nel dialogo con le popolazioni, con le associazioni, con il mondo della scuola, con voi come istituzioni che ci dovete essere vicine. Questo è quello che noi chiediamo. Sappiamo di poter contare, ci sono state anche alcune iniziative, alcune prove tangibili di quello che voi come Regione Abruzzo avete voluto fare, e io la ringrazio, come ringrazio tutti coloro i quali si sono presi questa bagnata oggi. Il parco è da 100 anni l'orgoglio della nostra regione, siamo orgogliosi di averlo pensato, fatto nascere tra i primi in Italia, in Europa e nel mondo, e di aver da un secolo insegnato all'Italia, all'Europa e al mondo come si fa la conservazione della natura, la tutela delle specie in via di estinzione, la promozione dei valori ambientali, della sostenibilità, in tempi in cui non andava di moda parlare di questi termini. Quindi continueremo a farlo, a stare vicini al parco. Oggi condividiamo questo onore e questo orgoglio insieme alle regioni vicine del Lazio e del Molise, ai comuni che sono venuti qui e che ringrazio tutti con i loro gonfaloni, insieme ai comuni del territorio abruzzese. Quindi buon lavoro Presidente, grazie per quello che state facendo.